particolarmente gradevole, perché vedete, tendono ad allungarsi e schiacciarsi e possono funzionare ancora peggio da discontinuità all'interno della nostra struttura e possono portare a grossi problemi di continuità fisica durante lo stesso processo, durante le sollecitazioni meccaniche, siano esse statiche, quasi statiche o dinamiche. Per cui praticamente, ripetiamo questo di nuovo, no? Abbiamo appunto questi processi di deformazione macroscopica. Ci sono domande su questo? Prego. Che materiale formato la tastiera? Acciaio sostanzialmente, la parte esterna è acciaio, considera che all'interno abbiamo questi refrattari, possono essere di vario tipo sostanzialmente. In realtà tutto a quanto il processo di produzione, già nell'alto forno, ma poi ancora nel convertitore, ancora nelle siliere, eccetera, il materiale è sempre a contatto, come metallo liquido, è sempre a contatto con il refrattario. La tipologia del refrattario molto spesso poi condiziona anche l'intero processo e, attenzione, condiziona spesso anche la tipologia di impurezze e di inclusioni presenti. Quindi la scelta del refrattario non è banale. Una buona domanda la sua. Qui non stiamo entrando in questo dettaglio, però qui stiamo semplicemente cercando di capire qual è il processo produttivo veramente a bollo d'uccello, insomma. Pensate che appunto una cosa molto rapida ci ha portato via quasi in una direzione, quando in realtà però per poter entrare nel dettaglio del processo mi servono 70-80 minuti, insomma. Quindi chiaramente di puntine ce ne possono essere più di uno. L'importante è capire che all'interno del processo di produzione dell'acciaio, già solo per il fatto di averlo portato in fase liquida, comporta processi erosivi rispetto alle pareti dei materiali con cui abbiamo a che fare, processi erosivi che possono portare appunto a portare via dei pezzettini piuttosto piccoli di questo materiale non metallico. Attenzione, essendo non metallico è più leggero del metallo, quindi tenderà sempre a galleggiare nella parte alta, ma non è detto, può rimanere anche inglobato in terra. Altre domande? Prego. Lei ha detto che a seconda della velocità di colata può rimanere un maggior numero di inclusioni. Un maggior numero di inclusioni e anche inclusioni più grandi. E questo potrebbe essere di... Perché lei non ha consentito abbastanza, ho detto un secondo fa, non era chiarissimo, non consente, aumentando la circolata, per esempio, al processo di decantare e di far galleggiare le inclusioni verso l'alto. Ma questo può essere sfruttato per il fatto che io vendono le... No, 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 attenzione. Queste non riescono a interagire con le dislocazioni perché sono troppo grosse. La dislocazione viene proprio vista da queste qui, nel senso che sono... Lei, per avere un'interazione fra dislocazioni e seconde fasi, carburi, nitruri, di avere dimensioni molto molto più, queste sono delle dimensioni delle decine di micro, per cui sono assolutamente molto molto grandi, non sono, non riesco proprio a interagire, d'accordo? Sono le immagini che si comportano alla stessa stregua di un buco sostanzialmente. Poi fra l'altro questo buco, questo difetto, tanto più a forma aguzza tanto peggio è, per cui per esempio un attimo fa un'inclusione rotondeggiante, come era quella che avevamo all'inizio della laminazione, laminando può peggiorare portando a dei film, ad esempio, fra un grano e l'altro, quando abbiamo a che fare con una inclusione che diventa duttile, attenzione alla temperatura di laminazione, per cui anche lì se stiamo laminando a caldo o freddo dipenderà un po', insomma. Oppure se è fragile si frammenta e frammentandosi certamente dà luogo a altre piccole inclusioni più piccole di quella di partenza, ma che hanno punte aguzze, quindi un peggioramento. Benissimo. Per quanto riguarda il processo di solidificazione, in effetti adesso andremo a affrontare non il processo di solidificazione relativo alla colonna che si forma durante il processo di colata continua, non perché questa non sia importante, ma perché è didatticamente troppo legata poi al processo produttivo. In realtà noi qui ci focalizzeremo di più sul processo di solidificazione di una procedura di produzione che in qualche modo è un po' più arcaica, cioè quella legata alla produzione di un lingotto. In effetti il lingotto, specialmente nel caso di acciai, è una procedura assolutamente ormai arcaica e superata, trova maggiori forme produttive sicuramente nel caso di ghise o di altri materiali metallici. La struttura del lingotto tipicamente è quella che vedete qui in figura, li potete avere diversa a seconda dei processi di solidificazione e raffreddamento che
abbiamo utilizzato, in pratica è un recipiente di forma semplificata che consente di poter raffreddare in maniera controllata quantitativi a volte anche molto grossi di acciaio, di ghisa, di quello che viene. Perché è importante capire in questa forma semplificata il processo di solidificazione? Perché in realtà tutti i problemi che andremo poi a osservare in questo processo di solidificazione sono quelli che poi andiamo a osservare in moltissimi casi poi pratici. Quindi diciamo in qualche modo lo utilizziamo come modello didattico per rappresentare in una forma sinottica tutti quanti i problemi relativi alla solidificazione e al raffreddamento. Signori, vi consiglio di essere attenti, perché su questo non vi faccio passare l'esame, per cui forse è meglio essere meno sorridenti e più attenti a quello che vado a raccontare. Allora, immaginate di avere questo recipiente che appunto viene a essere riempito di ghisa, non so, è valido quello che vi sto per raccontare, è praticamente valido per qualunque metallo. Il raffreddamento, il riempimento di questo recipiente può essere dal basso, insorgente, detto anche, o dall'alto, insomma, il concetto di riempire un bicchiere con una bottiglia sostanzialmente. Quando riempito un bicchiere con una bottiglia, vedete ci sono delle gocce che schizzano, è quello che avviene anche nel caso di un metallo liquido che va a riempire un recipiente di questo tipo, possiamo avere, riempiendo dall'alto, degli schizzi di metallo che andando a contatto immediato con un contenitore freddo sostanzialmente si solidificano immediatamente, possono anche ossidarsi superficialmente. In pratica poi il livello del metallo liquido, andando di nuovo a coprire queste gocce, può o a volte sciogliere nuovamente, quindi non ne rimane traccia, ma nel caso di gocce un po' più corpose in cui magari questa superficie ossidata è più stabile, magari più spessa sostanzialmente, possono formare le gocce fredde e divenire una soluzione di discontinuità, perché poi il pezzo non viene slingottato, praticamente quella goccia fredda si distacca facilmente e costituisce un buco sulla superficie del nostro metallo. Immaginiamo comunque che andiamo a riempire la nostra forma in vario modo e cominciamo la solidificazione. La solidificazione sostanzialmente prevede alcune fasi differenti e di questo lo vediamo chiaramente dalla morfologia delle sezioni di lingotto che vedete qui. In effetti abbiamo, vediamo meglio forse in questa forma qui, anche in questa si vede abbastanza chiaramente, una zona a ridosso del nostro materiale costituita da una granometria, da una grana cristallina piuttosto fine, piuttosto epiastica, molto piccola, una zona intermedia, dimensioni variabili a seconda delle condizioni di raffreddamento, a sostanzialmente granometria a cristallografia orientata, abbiamo questi grani che sono orientati verso l'interno, e poi una parte più interna, qui la vediamo abbastanza bene, anche qua abbastanza bene, a grana grostolana. Questo chiaramente indica delle differenti fasi nella solidificazione stessa. Come poter interpretare questo fenomeno? Per interpretarlo dobbiamo per forza andare a ricordare l'energia libera. L'energia libera è un processo di solidificazione sostanzialmente legato a che cosa? Beh, ce ne sono tanti di fenomeni, ma potremmo riassumere il tutto con due aspetti fondamentali. Quando abbiamo una solidificazione, sostanzialmente abbiamo l'emissione di un calore latente di solidificazione e abbiamo la formazione di una nuova superficie. Quindi in effetti, quando stiamo solidificando, noi abbiamo una variazione di energia libera costituita da due grandezze. Un'energia libera costituita dal calore latente di solidificazione lì e da una legata all'energia libera per costruire la superficie. Chi sono queste energie libere? Vi ripeto, quella del calore latente di solidificazione, voi sapete già che quando state solidificando il vostro sistema passa da liquido a solido, emette energia libera, emette calore sostanzialmente, che è appunto il calore latente di solidificazione.
quando costituite un solido, voi avete un'interfaccia fra il solido e il mondo esterno che è costituita dalla superficie stessa. Quella superficie è caratterizzata da una certa tensione superficiale, è la stessa tensione superficiale che consente alle zanzare di appoggiarsi sull'acqua. Quella tensione superficiale è quell'interfaccia che consente appunto di delimitare un solido rispetto al suo liquido. E quindi appunto potremo simulare il nostro processo di liquidificazione basandoci sull'analisi della variazione dell'energia libera, che appunto nel caso di un modello piuttosto semplice è costituito da una sommatoria algebrica ovviamente fra questa energia libera legata al calore latente di solidificazione, che a sua volta è un'energia libera dipendente da quanto volume sta solidificando, perché chiaramente più ne solidifica più calore latente vengo a emettere durante la solidificazione, e poi una quantità di energia libera legata alla superficie di interfaccia, che quindi a sua volta è dipendente dalla mia energia di interfaccia. La prima è proporzionale a 4 terzi pi greco al cubo, nell'ipotesi semplificativa ma assolutamente accettabile che la particella che si sta solidificando sia sostanzialmente una sfera. Nulla vieta che sia una sfera, chiaramente potrebbe essere a forma di cilindro, a forma di quello che vi pare, ma noi siamo pigri e ci prendiamo la forma più semplice possibile. Nel caso dell'energia di interfaccia abbiamo una proporzionalità con il quadrato del raggio 4π r quadro, che è l'espressione della superficie di una sfera. Ovviamente, attenzione, vi ricordo che mentre il calore latente di solidificazione è un calore che io emetto, l'energia di interfaccia è un calore che devo mettere nel sistema. Sono due energie di segno opposti, una che esce fuori dal sistema, una che entra dentro il sistema, d'accordo? La loro rappresentazione in un diagramma, variazione dell'energia libera, raggio della particella, in questo caso è una parabola, in quest'altro caso è una cubica, di segno opposto. Per qualunque raggio della mia particella, l'energia complessiva è volta per volta data da questa espressione qua, che vediamo appunto in lavagna. Per qualunque raggio della particella. Quindi, per ciascun raggio della mia particella, l'energia libera risultante, anzi scusate, la variazione dell'energia libera risultante a seguito della formazione di una particella di solido è data dalla sommatoria delle due, quindi avrà un andamento in cui inizialmente diciamo vince questa parte qui, poi vince il resto, l'andamento tratteggiato in figura. A questo punto il mio processo di solidificazione è, dal punto di vista termodinamico, all'interno di un modello piuttosto semplificato, compiutamente descritto. Perché? Come riusciamo a descrivere il nostro processo di solidificazione? In modo abbastanza semplice. Abbiamo un insieme di atomi in fase liquida. Vi ricordo, la fase liquida è definita come, in che modo? Come una fase con un ordine a corto raggio. Vi ricordate? Un solido è sostanzialmente un ordine a lungo raggio. Abbiamo una cristallografia che descrive perfettamente il nostro solido, cubico faccio centrale, cubico argentato, ovviamente a meno dei difetti cristallini che abbiamo già raccontato durante il corso. Nel caso del nostro liquido invece abbiamo un ordine a breve raggio, cioè gli atomi conoscono quelli che ci sono intorno a loro per un certo raggio piuttosto ristretto, ma non hanno nessun legame con gli atomi che sono a distanze un po' più lunghe, quando invece nel solido ciò non è vero. Nel caso del gas invece non c'è nessun legame tra un atomo e l'altro, ogni atomo va per conto suo senza alcuna interazione. Benissimo, ipotizziamo di avere a che fare con una situazione casuale nel tempo e nello spazio all'interno del nostro bottiglione liquido, per cui casualmente, statisticamente, abbiamo ad esempio 15 atomi, faccio un esempio ovviamente numerico bizzarro, insomma, che per un istante si trovano ad essere in posizioni reticolari casualmente, come se fossero un solido. Abbiamo un metallo cubico corpo centrato? Bene, questi 15 soggetti si sono posizionati per un istante, lo vedete qua, come se fossero solidi. Questo nucleo di solido, cominciamo a dargli un'attribuzione che è corretta, si chiama appunto nucleo di solido, ha la possibilità di evolvere diventando via via sempre più grande, o nell'istante dopo semplicemente si ridissolve? Per capire questo devo leggere il diagramma dell'energia libera. Ipotizziamo che questi 15 atomi vadano a formare una particella di un certo raggio R star, dove questo raggio R star si trova per esempio qui. D'accordo? Guardate me, non guardate giù. Tanto questa ve la rivedete su internet se volete, quindi non c'è problema. Bene, questa particella
potrà evolvere in solido aumentando via via sempre di più dimensioni o no? Ricordiamoci cosa voleva dire l'energia libera. Noi avevamo che variazioni di energia libera su maggiori di zero indicavano una trasformazione che non poteva avere luogo. Se io ho un solido che aumenta di energia, che aumenta, scusate, di raggio, in questo caso, aumentando di raggio di un certo delta R, avrò un aumento del delta G. Ma quindi vuol dire che la nostra particella non potrà diventare più grossa, potrà invece diminuire, e quindi questi 15 atomi non faranno altro che ridissolversi nel nostro liquido. Se invece il mio raggio della R star è superiore a questo raggio R con C, raggio critico, per esempio qua a destra, un aumento sarà termodinamicamente possibile perché implicherà una diminuzione di delta G. E quindi io avrò la possibilità di solidificare senza grandi problemi. A questo punto tutte le condizioni al contorno per poter descrivere il processo di solidificazione mediante un processo di nucleazione e crescita sono assolutamente descritte e completamente descritte. Perché? Perché va da sé che a questo punto il mio risultato finale a seguito di un processo di solidificazione dipenderà da quanti nuclei critici avrò durante il processo di solidificazione stessa. Mi spiego bene. Se io ho un sistema chiuso, costituito da metallo liquido, in cui ci sono solamente 3 nuclei critici, a seguito del mio processo di solidificazione, al termine avrò un processo di questo tipo qui. Se il mio sistema invece è costituito dallo stesso materiale, dalla stessa quantità di atomi, dalla stessa composizione chimica, di nuclei critici ne ha di più, questi potranno evolvere in maniera differente rispetto a prima e dar luogo a un materiale caratterizzato da molti più grani cristallini, quindi con una dimensione media del grano cristallino più piccola rispetto alla precedente. E come faccio a ottenere nuclei critici differenti a seconda di quello che andremo a chiamare sottoraffreddamento? Chi è il sottoraffreddamento? Il sottoraffreddamento è quella differenza di temperatura che ho tra la temperatura reale del mio sistema e la temperatura di solidificazione del mio processo che mi permette di variare il nucleo critico. Mi spiego. Quelle due grandezze che abbiamo visto qua, delta G di solidificazione collegata al calore latente di solidificazione e il delta G di superficie, in effetti dipendono dalla temperatura alla quale si trova il mio sistema. Se la temperatura è più alta, la rappresentazione della variazione di energia libera con raggio sarà questa. Se è più bassa, sarà questa. Il che vorrà dire che in questo caso il raggio critico sarà questo, in quest'altro caso il raggio critico sarà questo. E capite bene che la probabilità statistica di avere a che fare con un numero di atomi, per esempio, pari a 22, come quello che corrisponde a un raggio critico di questo tipo, è più alta piuttosto che la possibilità di avere 487 atomi, faccio un numero ovviamente da potersi giocare, che siano istantaneamente come se fossero solidi. È molto più probabile che avvenga questo piuttosto che questo. D'accordo? Quindi quanto più è spinto il sottoraffreddamento, tanto più aumento l'importanza del processo di nucleazione, quanto più nuclei critici avrò disponibili, quanto più semplice sarà che il manufatto sia caratterizzato da una grana cristallina fine. Qui vediamo. Qui un processo di nucleazione e crescita. Dalla nostra fase bianca nel libro, diciamo, nascono vari nuclei critici e possono appunto crescere con il nostro sistema. Tra l'altro poi alcuni nuclei critici possono mangiarsi, inglobarsi degli altri con un processo competitivo assolutamente tipico, insomma, e vedete che il processo finale è quello che abbiamo visto.
Quindi abbiamo in questo processo di solidificazione un problema di nucleazione decisamente importante e un problema di crescita legata poi ai processi diffusivi. Vi ricordo processi diffusivi che sono efficaci sicuramente nella nostra fase liquida, meno efficaci nella fase solida. Voi capite bene che non conta avere un contiglione liquido che si rimescola continuamente, quindi abbiamo la possibilità di variare localmente la composizione chimica senza grandi difficoltà, basta metterci qualcosa che agita poi alla fine e abbiamo una continua rimescolazione. In fase solida vi ricordo i meccanismi di diffusione che abbiamo visto all'inizio del corso. Ci eravamo un po' chiesti perché abbiamo raccontato quella roba un po' slegata in quel contesto. Quello era un meccanismo che andava descritto perché ci permette di comprendere perché poi, oltre ad avere in questo nucleo altri atomi che si attaccano e vanno a far crescere questo nucleo che mi diventa critico, avrò anche dei processi interni di, ad esempio, rimescolamento della composizione chimica, perché quello che vi ho appena raccontato è molto semplice nel caso di un metallo puro, ma già se nel caso in cui ho vari elementi di lega la cosa diventa piuttosto complicata. Se cominciate già a fare i processi di rappresentazione del diagramma di fase binario, già questo basta e avanza, avete già iniziato? No, ancora no. Ebbene, vedrete che, in parte con me, in parte con il corso di chimica applicata, vedrete che questo aspetto è fondamentale, quello appunto di omogeneizzazione della composizione chimica all'interno dei nuclei e all'interno dei grani che vanno via via crescendo durante il processo di solidificazione. La loro rappresentazione del diagramma di fase è importante, ma parte dal presupposto di una totale reversibilità delle trasformazioni che vengono rappresentate in quel diagramma, evento in realtà mai verificato. Qui noi in realtà poi a livello di reale composizione chimica locale non verifichiamo questo, ma verificheremo delle disomogeneità chimiche a livello macroscopico e a livello microscopico, chiamate anche le equazioni, e quindi vedremo che ci avremo a che fare con tutta una serie di difficoltà e di problemi anche industriali piuttosto importanti. Insomma. Qualche domanda? Nessuna? Qui vediamo una rappresentazione di quello che vi ho appena raccontato prima, esattamente ciò che vi ho detto prima, vedete il nucleo che diventa critico, aggregati e altri atomi che trovano energeticamente favorito il processo di aggregazione con il nucleo che appunto ha dimensioni tali da essere considerato come più critico. Il processo di evoluzione, questo è ovviamente alla scala atomica, alla scala più macroscopica è quello che vedete qua. Tanto più è spinto il processo di nucleazione, cioè quanto più piccoli sono quegli aggregati di atomi in grado di diventare critici, tanto più fine sarà la grana cristallina che avrò come risultato finale. Meno spinto è il sottoraffreddamento, più grosso sarà il nucleo che potrà essere considerato come critico, più grossa sarà la grana cristallina finale del mio compagno. D'accordo? Abbiamo a che fare con la nucleazione di una seconda grana fase rossa piuttosto fine, e qui abbiamo una fase che nasce in corrispondenza dei detti giunti critici, cioè quello che vi ho appena raccontato e che esemplifichiamo qua in queste due animazioni, è che è esattamente poi alla fine il meccanismo di trasformazione anche nel caso di trasformazione a stato solido. Nel caso a sinistra, ad esempio, rinasce una nuova fase rossa, indicata come rossa sostanzialmente, mediante meccanismi di nucleazione e crescita. Solo attenzione, e qui l'avevo già sottolineato prima, qui stiamo parlando di tutti i processi, sempre a fase diffusiva, ma con diffusione allo stato solido. Le tempistiche sono diverse, i problemi di, reale possibilità con una certa trasformazione possa avere luogo sono importanti. Un conto è muovere un atomo di carbonio all'interno di un reticolo di ferro e un conto è muovere un atomo di nickel all'interno di un reticolo di ferro. Il nickel e il ferro sono abbastanza simili come dimensioni, il carbonio invece è molto più piccolo, si muove molto più agevolmente, e quindi per questo i carburi di cromo o i carburi di ferro possono formarsi più agevolmente di una serie di seconde fasi invece differenti, perché appunto essendo più piccolo nucleano più facilmente, si diffondono più facilmente e possono appunto avere a che fare con processi di precipitazione più facilitati oggettivamente per motivi anche diciamo geometrici del nostro sistema. Torniamo alla struttura del lingotto. Quello che appena raccontato in realtà ci giustifica perfettamente
due parti del nostro lingotto, ma non una terza. Ripetiamolo un attimo insieme quali sono queste due parti del lingotto, ma non la terza. Nel nostro lingotto noi abbiamo una pelle, si chiama proprio così, una pelle del lingotto che è sostanzialmente a grana estremamente fine, e abbiamo un cuore del lingotto a grana molto grossolana. Perché queste due zone sono perfettamente caratterizzate all'interno di ciò che vi ho appena raccontato? Perché è chiaro che la nostra parete del lingotto è caratterizzata da temperatura bassa, sarà la temperatura ambiente, può essere un po' preriscaldata, ma rispetto a un fuso, un metallo fuso, un acciaio, una ghisa che sta a 1500 gradi, anche se è preriscaldata a 100 gradi, è sempre molto basso, c'è un sottoraffreddamento molto spinto. Ci troviamo in queste condizioni qui, in cui molti nuclei critici sono appunto pronti a essere critici, quindi abbiamo una grana molto molto fine, spessore circa 2-3 cm tipicamente, ma appunto con caratteristiche molto particolari. All'interno invece noi abbiamo che il metallo fuso che sta solidificando è a contatto con dell'altro metallo caldo, perché quello che sta intorno è certamente caldo, è solido, ma è caldo, invece di 1500 gradi sarà 1300 gradi. Quindi il sottoraffreddamento in cui solidifica la parte centrale del lingotto sarà non estremo, e quindi i nuclei che possono diventare critici saranno pochi. Ci troviamo in queste altre condizioni qui, il nostro sistema potrà dar luogo a grani piuttosto grossolani, pochi e grossi, che è esattamente il caso opposto al precedente. La parte intermedia. La parte intermedia che cos'è? È quella che viene chiamata dendritica. Delle dendriti, cioè in pratica dopo la formazione della pelle noi abbiamo un'asportazione del calore di tipo direzionale, cioè dalla pelle il calore viene asportato verso la parte superiore del nostro lingotto, che poi è quella che solidificherà per ultimo sostanzialmente, perché ricordo che intorno è tutto quanto a rifrattare, questo qui è chiuso, per cui il calore va verso l'interno. Un'asportazione fortemente direzionale del calore comporta che cosa? Comporta che il metallo tende a solidificare secondo le direzioni cristallografiche preferenziali proprie del nostro metallo. In pratica si viene a formare una struttura di tipo arborescente. Guardate qua questa simulazione. Vedete? Si asporta il calore in questa direzione, cresce una sorta di alberello con dei ramoscelli laterali, in mezzo c'è un liquido chiamato liquido interdendritico. Nel caso di una lega, notate qui appunto una lega binaria ferro-carbonio, noi abbiamo che la parte che solidifica per prima, che è composta principalmente dal cuore dell'alberello, della dendrite e dai ramoscelli, è più ricca nell'elemento alto fondente, la parte interdendritica è più ricca nell'elemento basso fondente. Con un gradiente di temperatura superiore, vedete qua, stessa lega ma raffreddamento più rapido, invece di 100 Kelvin al millimetro abbiamo un ratio di 300 Kelvin al millimetro, vedete una struttura arborescente differente, ma sempre ottenuta. Qui abbiamo appunto questa crescita, ricorda molto delle strutture tipo frattali, infatti spesso vengono utilizzate anche come esempio di struttura appunto frattale. Vediamo che cosa? Una struttura fortemente direzionale, diversa da questa. Noi abbiamo a che fare con grani cristallini e biassici, grandi o piccoli, ma sostanzialmente rotondeggianti comunque. Qui abbiamo a che fare con qualcosa di fortemente direzionale. Qui per esempio abbiamo una struttura tipo dettico, con una struttura direzionale tipo un po' diversa rispetto alla precedente. Quello che ho appena raccontato, guardate, è quello che effettivamente si vede. Questo è reale, non è simulato. Queste sono osservazioni al microscopio. Sopra vedete due foto, qui c'è la crescita di dendriti, questo è il liquido proprio letteralmente, e questo qua è come funziona questa struttura durante il suo processo di crescita. A fianco vediamo una simile, forse meno bella, più bella la precedente insomma. D'accordo? Se vi ricordate, una struttura cristallografica caratterizzata dalle orientazioni principali all'interno del reticolo cristallino. Bene, la struttura dendritica cresce proprio lungo questi assi qui e poi ortogonalmente acquista secondo questo sistema che ricorda molto degli alberelli sostanzialmente. D'accordo? Strutture fortemente direzionali non sono mai fortemente apprezzate,
perché tendono poi a portare delle forti anisotropie nel comportamento meccanico e quindi in qualche cosa di meno gestibile. Nel lingotto poi abbiamo notato prima, vedete qui questo ingrossamento, abbiamo molto meglio la pelle, la parte direzionale e il cuore un po' macroscopico, c'è una parte centrale, questa sorta di buco. Cos'è questo? Questa è la cavità di ritiro. Allora, tutti quanti i materiali metallici, con l'eccezione del bismuto, hanno un volume specifico superiore in fase liquida piuttosto che in fase solida. Il che vuol dire, guardate, è un po' contrapposta all'esperienza quotidiana. Voi avete che se prendete l'acqua e la solidificate, poi si espande. Qui abbiamo una cosa un po' diversa, d'accordo? Quindi non è così banale quello che ho appena detto. Però tutti i metalli fanno in questo modo. Questo vuoto che viene a formarsi, quando va tutto bene, è così, cioè si accumula tutto qui. E quindi in qualche modo noi poi scremando questa parte qui del lingotto otteniamo il resto accettabile. Guardate che si screma circa un terzo della sua altezza, quindi non è poca, la parte va poi a essere rottamata e rifusa. Questa parte, tra l'altro, deve essere rottamata e rifusa per un altro motivo, e cioè, quando noi stiamo solidificando, abbiamo capito che abbiamo una sorta di fronte di solidificazione. Ci si forma una pelle, poi l'asportazione direzionale del calore comporta un movimento del fronte solido in questo modo qui, e poi la parte linea che finisce qua. In effetti, questo fronte di solidificazione che spinge via via al suo interno comporta due cose. La prima, abbiamo detto, gli elementi che solidificano per primi solidificano la parte più esterna, quelli solidificano per ultimi solidificano per ultimi, quelli più basso fondenti. Gli elementi basso fondenti normalmente sono quelli meno graditi all'interno della lega, e quindi il fatto che solidifichino tutti nella parte finale, almeno in maggioranza, è certamente gradito. Poi inoltre abbiamo che il fronte solido si trasporta con sé tutte le, almeno tutte, la maggior parte delle inclusioni non metalliche, che quindi vengono a essere raccolte in prossimità della cavità di ritiro, tipicamente in questa zona centrale qua. E quindi tagliare e buttar via il pezzo, rottamarlo, è certamente una procedura che consente di avere un metallo più pulito, d'accordo? Al di là del problema appunto della cavità di ritiro stessa. Ci sono vari modi per evitare questo tipo di problemi, ma insomma non è qui il dettaglio che va seguito in questa lezione. Domande? Allora, riassumendo un po' quello che abbiamo fatto fino adesso in questo momento nel corso, io vi ricordo che abbiamo fatto alcuni cenni di chimica fisica, vabbè, quello era abbastanza secondario. Abbiamo fatto un bel po' di meccanismi di danneggiamento e di prove meccaniche finalizzate a caratterizzare il comportamento meccanico dei materiali metallici in varie condizioni di sollecitazione. Chiaramente non era esaustivo, ma insomma era un buon passaggio. Abbiamo fatto tutta la parte di cristallografia e difettosità microscopiche e macroscopiche dei materiali metallici, e abbiamo visto insieme un bel cenno di metallurgia estrattiva. Possibile che non abbiate nessuna domanda riguardo questo soggetto? Mi pare strano. Quindi la struttura dendritica dipende sempre dalla composizione del... La struttura dendritica dipende dalle modalità di raffreddamento direzionale. La composizione chimica della dendrite, degli spazi interdendritici, dipende dalla composizione chimica della lega. Tipicamente, diciamo, il tronco e il ramoscello di questo alberello, dendrite, questo nome è dendrite, è tipicamente più ricco in elementi alto fondenti. Invece gli spazi interdendritici sono più ricchi in elementi basso fondenti. In parte lo capiremo facendo oggi i diagrammi di fase, che sono appunto poi nei dettagli di diagrammi di fase li farete anche in un altro corso. Speravo che questa volta mi fosse meglio, ma insomma. Altre domande? Va da sé, ovviamente, che la solidificazione tipo dendritico, nel caso di un metallo puro, poi non dà luogo a nessuna evidenza. Mi spiego meglio. È chiaro che qui questo processo di solidificazione, io poi riesco a vederlo, una volta terminato, riesco a vederlo al microscopio, solo se io poi, attaccando chimicamente il mio metallo, colgo qualche differente composizione chimica e riesco a evidenziare bordi di grano, seconde fasi, eccetera. Ma se io ho zinco purissimo, per caso di dendriti dello zinco, per esempio, qui le vedete tridimensionali, attenzione,
questa è una sezione di fondo, perché quella tridimensionale è questa, d'accordo? Quindi è un vero e proprio alberello tridimensionale. Questa struttura in realtà scompare, perché non c'è più una differente composizione chimica sulla quale mi permetto di poter fare un attacco chimico e evidenziare una microstruttura differente. D'accordo? Prego. Ma quindi questo alberello è dendrite? Questa dendrite. L'alberello è un... Cioè poi non ci dà problemi. Non ci dà problemi. La presenza di una solidificazione direzionale può a volte essere sfruttata addirittura, a volte invece può dare problemi, dipende molto qual è l'utilizzo reale del pezzo. Lei consideri che poi alla fine non è che utilizza il lingotto poi andrà sottoposto a forgiatura, laminazione, trafilatura, subirà tutta una serie di processi. Una struttura fortemente anisotropa potrebbe dare problemi per esempio in lavorazione e portare le spaccature durante la lavorazione stessa. Ma quindi c'è la dentrite, c'è una diversa composizione? Sì. Perché semplicemente nel caso di una lega, uno è solidificato per primo, l'altro è solidificato dopo. E come vedremo facendo un po' di diagrammi di fase, quando quello che solidifica per primo è più ricco di elementi autofondenti. Ora poi, attenzione, se solidifichiamo secondo quello che va a essere descritto nei diagrammi di fase, noi dobbiamo presupporre una completa omogeneizzazione della composizione chimica. Quindi in realtà questo non dovrebbe avvenire, ma è il caso ideale. Nel caso pratico avviene sempre. Per cui in realtà il diagramma di fase, che noi andremo a vedere tardi nell'ora successiva, è una rappresentazione di un caso ideale praticamente irrealizzabile in campo pratico, comunque certamente irrealizzabile in campo industriale, d'accordo? Quindi è sicuramente non pratico, assolutamente non pratico. La differente composizione chimica, volendo, se lei prendesse il pezzo, lo mettesse in un forno a 1000 gradi, questo è un acciaio, lo fa stare lì 30 giorni, consente con l'attivazione dei processi diffusivi, e li sa già nei processi diffusivi dove ci sta di più ma dove ce ne sta di meno, e lei riesce a omogenizzare le composizioni chimiche e a cancellare questa differenziazione. Ha un trattamento termico totalmente inutile e fra l'altro estremamente costoso, perché deve stare giorni e giorni e giorni a altissima temperatura. Quindi ci sarebbe stata una concentrazione localizzata? Tanto guardi, questo ce l'ha sempre. Lei disomogeneità chimiche locali, appunto le ripeto, il nome tecnico è liquazioni, le ha sempre. Lei ha una composizione chimica globale, a volte addirittura ha disomogeneità chimiche macroscopiche. Tanto per intenderci, tornando al nostro lingottone, questa fascia qui è più ricca in elementi autofondenti rispetto a questa fascia qua. Cioè lei ha innanzitutto una disomogeneità chimica macroscopica. Il cuore del lingotto è più ricco in elementi a basso fondente rispetto alla pelle. Anzi, addirittura, volendo andare a fare un discorso che poi faremo più avanti in modo più dettagliato, quando io qui vi ho raccontato questo nucleo qua nasce e cresce, d'accordo? Questo accrescimento immaginiamo che sia fatto mediante deposizione di atomi sulla superficie, d'accordo? Bene, in realtà lei ha anche disomogeneità chimica a livello del grano cristallino. Il cuore del grano è più ricco in elementi autofondenti rispetto all'esterno del suo grano cristallino. Ma queste sono appunto scale differenti di disomogeneità. Un conto è una disomogeneità che avviene nell'ordine delle decine di centimetri, e un conto è una disomogeneità che avviene nell'ordine dei micron. D'accordo? Quindi stiamo parlando anche di scale piuttosto macroscopiche. Quindi non solo ha disomogeneità chimiche a livello fra dendrite e spazi interdendritici, ma c'ha anche disomogeneità chimiche fra cuore del grano e bordo grano, e fra pelle del lingotto e cuore del lingotto stesso. Insomma, il pezzo in realtà la sua composizione chimica globale la può anche conoscere, ma localmente non la sa. E può avere differenze anche abbastanza importanti. D'accordo? Guardate, quando abbiamo visto qualche tempo fa, per esempio, un acciaio bifasico, vi ricordate, avevamo accennato ad acciai, per esempio, duplex o stenoferritici, caratterizzati da grani cubico marco centrato e grani cubico facce centrate. Bene, ci sono degli elementi che sono in prevalenza in un grano e degli elementi che sono in prevalenza nell'altro, il che vuol dire che localmente, a distanza di pochi millimetri, abbiamo delle differenze anche abbastanza importanti, il che comporta differenze di comportamento meccanico locali estremamente importanti
rilevabili con microdurezze, eccetera, eccetera. Qualcuno ha elaborato qualche domanda in questo momento di riposo? Benissimo, procediamo e francamente contavo che questo aspetto relativo ai diagrammi di fase l'aveste già iniziato ad affrontare in chimica applicata, ma purtroppo no, e quindi in qualche modo, premesso il fatto che alcuni dei concetti li approfondirete pesantemente nel corso di chimica applicata, dove appunto andrete ad affrontare non solo i diagrammi binari ma i diagrammi ternari, non possiamo certamente aspettare ulteriormente, andiamo subito ad approfondire questa modalità di rappresentazione di processi di trasformazione dal liquido al solido e allo stato solido, che ovviamente parte dal presupposto di una totale reversibilità dei processi di trasformazione. Quindi capite bene già che si parte dal presupposto di idealità del processo di trasformazione, perché noi processi realmente totalmente reversibili non ne abbiamo mai. Il diagramma di fase permette di rappresentare lo stato di un sistema chimico in funzione della temperatura, in funzione di un parametro fisico. In realtà, dato che stiamo parlando di sistemi condensati, l'unico parametro fisico importante realmente è la temperatura. In effetti, altissime pressioni possono indurre anche delle trasformazioni microstrutturali e quindi a volte anche la pressione può dare luogo a trasformazioni microstrutturali. E vi ripeto sempre l'esempio delle leghe a memoria di forma, dove deformazioni plastiche molto intense, che vogliono dire sostanzialmente localmente una pressione molto elevata, una sigma molto elevata, possono indurre trasformazioni allotropiche, ma diciamo che sono casi molto particolari. Noi sostanzialmente faremo sempre riferimento a sistemi condensati dove la temperatura è l'unico parametro fisico realmente importante. In questi diagrammi di fase abbiamo che i raffreddamenti o i riscaldamenti in esso rappresentati sono effettuati molto 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 lentamente, praticamente rappresentano una serie infinita di stati di equilibrio, praticamente sono le stesse condizioni al contorno che permettono di essere, che permettono di descrivere i diagrammi di tipo termodinamico, d'accordo? Si rappresenta attraverso una fase di infiniti stati di equilibrio l'evoluzione di questo sistema chimico-fisico al variare della concentrazione di elementi e al variare della temperatura. In una lega binaria noi avremo alle ascisse la concentrazione di un elemento, l'altro sarà il complementare a 100 sostanzialmente, e alle ordinate avremo la temperatura come parametro fisico importante. Questa appunto è la tipica rappresentazione bidimensionale di un diagramma binario, appunto una lega binaria, elemento A e elemento B, al variare della temperatura e, andando sulle ascisse, al variare della composizione chimica. Per rappresentare, qui abbiamo una serie di convenzioni, e convenzionale quello che vi sto per raccontare, per cui in realtà cambiando testo possono esserci anche convenzioni differenti, ma quella più largamente utilizzata è quella che vi sto per raccontare, quindi potete tranquillamente fare riferimento a questa in maniera abbastanza generalizzata. Per rappresentare in qualsiasi punto la composizione chimica media globale utilizzeremo un cerchio vuoto. Perché sto specificando questo? Evidentemente perché questa composizione chimica media globale potrà a volte corrispondere alla composizione chimica locale, o a volte avremo composizioni chimiche locali differenti da quella globale. Un po' quello che abbiamo visto nel nostro lingotto poco fa. Nel nostro lingotto poco fa abbiamo una composizione chimica globale macroscopica X di un certo tipo, ma localmente abbiamo visto certe differenze, vi erano legate per carità al processo di solidificazione e di raffreddamento. In questo caso vedremo che le differenze fra la composizione chimica globale e la composizione chimica locale saranno legate a qualcos'altro, e lo vedremo nel dettaglio fra poco. Per rappresentare la composizione reale di una fase presente si utilizzerà un cerchio pieno, quindi chiaramente quando avremo sovrapposizione tra composizione chimica globale e composizione chimica locale avremo un cerchio vuoto con dentro un cerchio pieno, quando invece ci sarà differenza avremo dei cerchi vuoti o dei punti pieni. E vediamo un'altra convenzione nella quale i gradi di libertà dei luoghi geometrici sui quali si trovano i punti che rappresentano le fasi sono sempre uguali ai gradi di libertà del sistema. Qui dobbiamo ricordarci Gibbs, la regola di Gibbs che ci dava la varianza di un sistema chimico-fisico, e
dobbiamo ricordarci cos'è un luogo geometrico. Qui stiamo per esempio in un settore di piano, in un settore di piano che è un luogo geometrico bidimensionale. Questa è una zona a due varianze, cioè io posso muovermi in questa zona per variazioni abbastanza ampie, chiaro, non posso andare da qui a qua giù, d'accordo, dentro certi limiti, e non cambiano il numero di fasi presenti all'interno del sistema. Se viaggio lungo questa curva, la curva è un sistema a una sola varianza perché scelto una posizione, l'altra è data di conseguenza, avrò un sistema chimicamente caratterizzato da una sola varianza. Se poi ho dei punti in questo diagramma non ci stanno, che sono zero varianti, perché un punto è caratterizzato da ascisse ordinate, quindi non ho nessuna variabilità, io avrò anche un sistema chimico-fisico caratterizzato da una varianza nulla, cioè variando di poco temperatura o composizione chimica mi varierà il numero delle fasi presenti nel mio sistema. È il caso dell'odetettico, è il caso dell'odettoide, che qualcuno forse avrà potuto già sentire nominare, ma che appunto vedremo qua ora nel dettaglio. Nel diagramma di fase, vediamo qui questa figura, osserviamo praticamente il diagramma di fase più semplice. Abbiamo una zona in cui c'è una totale stabilità della nostra lega, qualunque sia essa la sua composizione chimica, liquida, una zona di totale miscibilità dell'elemento A in B o dell'elemento B in A, in cui abbiamo appunto la fase solida, e una zona indicata qui in grigio, in cui abbiamo compresenza di fase solida e di fase liquida. Notate che questo diagramma è limitato al 100% di B e al 100% di A da una retta verticale qua, una retta verticale qui, dove in effetti la rappresentazione del punto, vi ripeto, qui abbiamo a che fare con due elementi puri, è legata qui al totale liquido, qui abbiamo la temperatura di solidificazione o fusione, insomma, dove stiamo riscaldando e raffreddando, e qua abbiamo tutto solido. Da quest'altra parte stesso discorso analogo. La zona grigia, la zona in cui c'è una compresenza di liquido e solido, si può presentare appunto per miscele di questi elementi. Questo è il caso del diagramma di fase più semplice, vi ripeto, è il caso del diagramma di fase che presenta una totale miscibilità dei due elementi sia in fase liquida che in fase solida. I due elementi non presentano alcuna trasformazione allotropica in fase solida, tantomeno in fase liquida, e quindi appunto abbiamo queste due curve che ci delimitano il campo di liquido o il campo di solido, curve denominate come curva di liquidus, latino, insomma, curva di solidus, al di sopra e al di sotto della quale esiste una sola fase totalmente sopra il liquido, liquida, sopra il solido, solida, in cui gli elementi A e B sono totalmente miscibili l'uno nell'altro. Non è il caso più frequente, vedremo che i diagrammi di fase reali sono assolutamente molto 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 più complicati, però questo diagramma, diciamocelo chiaramente, ideale, ci consente di poter commentare in maniera abbastanza dettagliata ciò che avviene al suo interno. Cerchiamo di capire qual è anzitutto il concetto di solubilità. La solubilità può essere completa, parziale o nulla. Prendiamo alcol e acqua, li mescoliamo insieme e vedete qua, da due componenti separati fra di loro, io riesco ad avere una miscela così intima che macroscopicamente non osservo alcuna distanza, differenza l'uno con l'altro, ma che microscopicamente osservo una certa difficoltà. Caso della miscibilità parziale del sale nell'acqua, miscelando, a un certo punto io non ho più la capacità di sciogliere il sale, ho un prodotto, qui in questo caso è lo zucchero, ma la stessa cosa insomma, ho un prodotto che alla fine mi si forma un fondo al di sotto, perché ho raggiunto il limite di solubilità dell'elemento all'interno del liquido, quindi non posso più sciogliere. Ancora ho una miscibilità nulla, acqua e olio in questo caso, posso anche provare a frullarli insieme, non so se lo fa, non mi ricordo questa animazione, non lo fa. Se li frullo, in realtà, ma io un frullino qui da pasticceria, posso ottenere bolle d'acqua in olio, bolle di olio in acqua, ma aspettando un po' di tempo decantano e si separano. L'acqua non è miscibile nell'olio e viceversa. Per quanto riguarda il commento del diagramma che abbiamo appena visto prima, che per esempio può rappresentarci tranquillamente il diagramma rame-nickel, ma vi ripeto, non è il caso più frequente,
quindi assolutamente un caso abbastanza difficile da trovare normalmente, osserviamo ciò che abbiamo se consideriamo ad esempio differenti composizioni chimiche di diverse leghe a partire dal 100% di rame via via fino al 100% di nichel, puro rame, puro nichel. Che succede se noi raffreddiamo leghe a composizione chimica differente? Vediamo la prima, 100% puro rame. All'interno del diagramma, guardiamolo qui, all'interno del diagramma rame-nichel, che noi non conosciamo perché questa è la procedura, quella dell'analisi termica, che ci consente di ottenere i punti di inizio e fine trasformazione, quindi noi dobbiamo ancora determinarli. Prendiamo una lega, prendiamo un rame puro, raffreddiamo e vediamo qual è l'andamento del suo raffreddamento nel tempo. Osserveremo che finché siamo in campo totalmente liquido abbiamo una pendenza della curva di raffreddamento che semplicemente dipenderà dal ratio di asportazione del calore che io sto imponendo con il sistema di raffreddamento, ovviamente entro certi limiti chiaramente, perché se poi impongo raffreddamenti troppo rapidi il mio sistema non riesce più a seguire la curva di raffreddamento. Poi vi ricordo che non possiamo applicare il raffreddamento di riscaldamenti troppo rapidi, perché sennò usciremmo al di fuori del campo di validità del diagramma che stiamo cercando di costruire. A un certo punto arriverò alla temperatura di solidificazione del rame, in corrispondenza del quale il rame solidificando emette calore latente di solidificazione e ne emette in quantità tale da avere l'arresto nella curva di raffreddamento. Io qui non è che ho smesso di raffreddare, ma in questo intervallo di tempo il calore che sto sottraendo viene controbilanciato dal calore che il metallo liquido emette durante la solidificazione, il calore latente di solidificazione. In corrispondenza del tempo T con B, il rame puro, da totalmente liquido, che è in corrispondenza del punto A, diventa totalmente solido e io, raffreddando ulteriormente, ottengo nuovamente una curva di raffreddamento che segue l'andamento dettato dal mio sistema di raffreddamento stesso. Questo è il sistema con il quale, raffreddando abbastanza lentamente, anzi molto lentamente, posso determinare con una certa precisione la temperatura di solidificazione. Più o meno al contrario, riscaldando posso ottenere quella di liquefazione di questa lega, ma già normalmente siamo nel curva di raffreddamento. Discorso identico, ovviamente cambiando la temperatura di solidificazione, va fatto per il nichel puro, dove chiaramente qua l'inizio e fine della solidificazione corrisponderà alla temperatura di solidificazione del nichel. Anche qui a un certo punto appunto raggiungiamo un inizio in cui nucleeranno alcuni grani di solidificazione del nostro nichel, al punto D, al tempo T smetterà di solidificare e raffreddando ulteriormente non avrò nessuna trasformazione allotropica, cioè in altra forma, e il mio metallo sarà costituito da nichel puro con la tipica struttura cubica facce centrate del nostro nichel. Prendiamo ora varie leghe, varie miscele nichel-rame. Per esempio prendiamo una miscela costituita dal 20% di nichel e dall'80% di converso di rame, perché una è il complementare al 100% dell'altra. Se io prendo il punto rappresentativo qua dentro, scendo, a una certa temperatura avrò un cambio pendenza, vedete qua? Raffreddando la pendenza diventa un po' più bassa. Perché? Perché noi abbiamo l'inizio della trasformazione da liquido a solido, non è un metallo puro, il nostro sistema da due varianti, bivarianti diventa monovariante, il mio sistema da l'essere completamente liquido all'inizio a formare il solido che fornisce un po' di calore di latente di solidificazione, non è abbastanza come nel caso del metallo puro da poter giustificare un blocco completo del raffreddamento, ma è abbastanza da far vedere una cambio pendenza, infatti la pendenza diventa un po' più alta, fino a che la solidificazione non è completa in corrispondenza del punto S con 1, che qua si rappresenta qui.
al di sotto del quale la pendenza ridiventa quella che io riesco a imporre col mio sistema di solidificazione. Se faccio la stessa procedura per varie leghe, riuscirò a determinare un insieme di punti di inizio solidificazione che raccordati insieme mi daranno la curva di Lipidus e di inizio e di termine della solidificazione che raccordati insieme mi daranno la curva di Solidus. L'intervallo tra queste due curve di Lipidus e di Solidus mi dà il mio intervallo di compresenza liquido e solido e chiaramente sopra avrò una zona, la zona liquida, in cui abbiamo a che fare con la bivarianza, cioè io qualunque punto rappresenterò qui dentro sarà costituito da un cerchio vuoto e un punto pieno, perché avrò una corrispondenza fra composizione chimica locale e composizione chimica globale. Vi ripeto, stiamo partendo dal presupposto di avere a che fare con tempi di raffreddamento molto lunghi, quindi rappresentatività in questo diagramma sostanzialmente una sorta di diagramma termodinamico, discorso analogo al di sotto del solido, invece in questo intervallo ancora abbiamo questa compresenza. Il confine di questo intervallo L più alfa, dove alfa indichiamo il metallo nel suo reticolo cristallino alfa, è appunto il confine che ci rappresenta l'evoluzione del liquido e del solido, cioè in realtà qualunque punto rappresentativo all'interno di queste due curve realmente nel mio sistema che sta solidificando non esiste, perché per poter determinare ciò che ho realmente nel sistema in questo punto qua devo andare sull'orizzontale e vedere a questa temperatura che liquido ho e che solido ho, perché questo punto qui intermedio non esiste realmente, esiste in virtù della sua capacità di rappresentare globalmente il sistema, ma realmente, localmente io avrò un solido e un liquido a quella determinata temperatura con le concentrazioni chimiche rappresentate dalle curve di Lipidus e di Solidus. Vediamo un po' una rappresentazione di questa nostra, di questo nostro diagramma. Tornando nella definizione di zone bivarianti, zone monovarianti, e cercando di descrivere le leggi che ci permettono di interpretare questi diagrammi di fase, osserviamo che definiremo come domini monofasici quelli a varianza 2, ovvero quelle zone del nostro piano dove temperatura e concentrazione possono variare nell'ambito di intervalli più o meno ampi senza variare la natura della fase. Se ho una zona in cui c'è il liquido, quella zona resterà liquida. Se ho una zona cubica facce centrate, variando di poco chiaramente, non posso variare chissà di quanto, temperatura e o concentrazione, avrò appunto sempre una zona cubica facce centrate o quello che è. In pratica, tornando al grafico precedente, ecco, o questa zona qui, zona di liquido, solido, o questa zona qui sopra di liquido. La zona intermedia invece è appunto quella che ci rappresenta un dominio bifasico, cioè con presenza di due fasi, ovvero una zona che ha caratterizzato la varianza 1 in cui per ogni temperatura le composizioni delle due fasi di equilibrio sono perfettamente determinate e questi diagrammi rispettano le seguenti semplici regole, le vediamo subito. Qui è una rappresentazione zoomata di una zona intermedia, una fase F2, la fase F con 1 dovrebbe essere liquido o solido. Qui perché ho usato una fase generica F con 1 F con 2? Perché quello che vi sto per raccontare in realtà è valido anche nei casi in cui entrambe le fasi siano entrambe solide o al limite entrambe liquide, d'accordo? Tutti quei casi in cui ho l'equilibrio fra due fasi, quindi indipendentemente che una sia liquida o meno. Benissimo, questa zona racchiusa fra queste due linee limite è una zona, vi ripeto ancora, caratterizzata da una compresenza di due fasi e per qualsiasi temperatura il punto rappresentativo in realtà non rappresenta nulla di localmente realmente esistente, ma per sapere ciò che sta avvenendo dobbiamo andare sull'orizzontale e intersecare le due curve e determinare le due fasi presenti. Quindi in pratica in questo diagramma di fase
noi dobbiamo muoverci lungo le verticali per tracciare, per vedere quali fasi si formano durante i raffreddamenti, e lungo le orizzontali per determinare nei campi bifasici quali sono le composizioni chimiche, vedremo fra un po' le frazioni volumetriche, delle fasi presenti all'interno. La prima regola è la regola dell'orizzontale, leggiamola. Per una temperatura determinata T, tutte le leghe di composizione X, ovviamente qui stiamo parlando di leghe binarie, ma il discorso in realtà aumentando il numero di elementi lega non cambierebbe, se non che diventa estremamente più complicato rappresentarlo, anzi, sopra le tre sostanzialmente impossibile, tali per cui la lega generica X sia compresa tra un limite X1 e X1,2, guardate qua, ci troviamo a questa determinata temperatura, la nostra lega X è compresa tra il valore limite X1, cioè il punto di intersezione, se fosse qui il liquido solido di Solidus, e X con 2 se fosse qui il liquido solido di Nibius, tali che appunto per X con 1 e X con 2 sono costituiti da due fasi, Φ con 1 e Φ con 2, con Φ con 1 che è caratterizzato dal tenore X con 1 e Φ con 2 caratterizzato dal tenore Φ con 2. Cosa vuol dire? Punto pieno dentro un cerchio vuoto, questo qui potrebbe essere un liquido, d'accordo? Raffreddo, 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 qui ho sempre un punto pieno in un cerchio vuoto, ho coincidenza fra composizione chimica globale e punto per punto le composizioni locali, questo è importante. A un certo punto incrocio questa retta, questa curva, e in qualsiasi punto questo intervallo che vediamo, questo punto qui nel mio sistema che sta solidificando in realtà non esiste, perché per sapere ciò che ho realmente devo andare sulla sua orizzontale e trovare dove questa fase qui avrà questa composizione chimica qua a questa temperatura T e quest'altra fase qua dovrebbe essere appunto liquido alfa o quello che vi pare, avrà quest'altra composizione chimica qui. Che cosa voglio dire ancora? Ve lo dico diversamente: nell'istante in cui interseco la curva di liquidus inizieranno a separarsi i primi nuclei di solido con questa composizione chimica qui, abbassando la temperatura il liquido seguirà questo andamento qui, il solido seguirà questo andamento qua. Attenzione, non solo descrivendo la composizione chimica dello strato che si sta formando sul nucleo che ha solidificato per primo, ma descrivendo compiutamente l'intero solido che si è formato. Ve la faccio vedere qui. Se questa qua è la composizione chimica del mio nucleo che si è formato e questo è lo strato successivo che dovrebbe avere questa composizione chimica qui, in realtà questo punto non mi rappresenta solo lo strato che si è formato intorno, ma tutto quanto il mio sistema, perché durante la solidificazione, che avviene molto molto lentamente, consente uno scambio diffusivo di atomi fra il nucleo iniziale e il resto, in modo tale che l'intero sistema che sta solidificando venga descritto a questa evoluzione. Questo non è banale, perché vedremo che poi in realtà non viene mai rispettato, mentre invece viene rispettato più facilmente l'altra condizione, che è relativa per esempio al liquido, durante la quale noi abbiamo che, raffreddando, il liquido che sta qui intorno è rappresentato dalla curva che evolve lungo la curva di Lipschitz, non solo nel suo stratelello a ridosso del mio sistema,
ma anche nella sua massa. Ma questo è più facile perché noi nel liquido abbiamo moti convettivi di massa, si rimescola tutto più facilmente. Quindi un conto è la diffusione allo stato solido, che può essere più o meno efficace, a volte non lo è troppo efficace, e un conto invece è il liquido che grazie a moti convettivi di massa al suo interno può avere in effetti un tale rimescolamento da poter essere interpretato come globalmente coincidente della composizione locale secondo l'andamento della curva di Hibbs. Raffreddando ulteriormente il mio sistema, l'ultima gocciolina di liquido, guardate che c'è questa composizione chimica qua, noi comunque globalmente siamo sempre lungo questa verticale, ma localmente l'ultima goccia di liquido c'è questa composizione chimica qui. Per questo torniamo a noi, gli elementi basso fondenti sono più, la quantità di basso fondenti è più evidente nelle zone che si identificano per ultime rispetto agli elementi alto fondenti. L'ultima gocciolina di liquido saranno a contatto con un solido che avrà la composizione chimica globale. Al di sotto di questa temperatura abbiamo di nuovo, se la solidificazione è avvenuta secondo i dettagli del diagramma di fase, coincidente con la composizione chimica locale. Avremo una corrispondenza nuovamente tra globale e locale. Ciò non è detto però, perché vi assicuro che per quanto riguarda le trasformazioni a stato solido, i meccanismi di diffusione non sempre sono talmente efficaci da assicurare una completa diffusione degli elementi chimici e quindi una reale corrispondenza fra ciò che dovrebbe essere la composizione locale in tutto quanto il suo solido e la composizione rappresentata nel diagramma. La seconda regola che funziona all'interno dei domini bifatici monovarianti è la cosiddetta regola della leva, ovvero quella che ci permette di determinare quali sono le frazioni volumetriche delle fasi coinvolte nell'equilibrio all'interno del domino bifasico. Quella precedente ci diceva qual è la composizione chimica temperatura per temperatura, quella dopo ci dice che frazione volumetrica c'è. Molto semplicemente abbiamo, diciamo, la rappresentazione appunto sotto forma di leva, la quantità, la frazione volumetrica, la stessa cosa, della fase 1 rispetto alla fase totale è data dal rapporto del segmento PN fratto il totale PM. Di converso la fase 2 sarà data da MN fratto MP, il totale. Per le modalità costruttive questa regola della leva esce fuori abbastanza naturalmente, ma questo ci dice un'informazione molto importante, cioè questo diagramma apparentemente molto semplice, che vi ripeto ha validità applicativa solo nelle ipotesi, diciamo, anche abbastanza realizzabili, di raffreddamenti o riscaldamenti estremamente lenti, ci permette di determinare in una zona bifasica, apparentemente chiamiamola anche confusa, con esattezza composizioni chimiche delle fasi presenti e frazioni volumetriche delle fasi presenti. Cioè noi il nostro sistema bifasico lo riusciamo a caratterizzare nella sua interezza grazie alla metodologia descrittiva utilizzata secondo questa descrizione. Per quanto riguarda quello zero variante che abbiamo detto all'inizio della lezione, vedete, un caso tipico è quello del cosiddetto eutettico. Questo è già un diagramma un po' più complicato del precedente, dove in effetti oltre a due fasi pure abbiamo quello che viene appunto chiamata eutettico. In pratica che differenza c'è fra questa descrizione e la precedente? Nel caso precedente avevamo due elementi che erano perfettamente miscibili sia in fase liquida che in fase solida. In questo caso abbiamo a che fare con due elementi che sono perfettamente miscibili in fase liquida, ma che hanno una lacuna di miscibilità allo stato solido, cioè allo stato solido questi costituiscono due fasi differenti, fase alfa e fase beta, vuol dire magari una fase cubica corpo centrato e una esagonale compatta, d'accordo? Cose di questo tipo, e un intervallo di temperatura e concentrazione nelle quali io non ho una zona monofasica bivariante, ma una zona che si comporta in maniera perfettamente analoga a quella abbiamo visto prima con presenza liquido di un'altra fase, dove però le due fasi coinvolte sono due fasi solide, d'accordo? In questo caso molto spesso si presenta quella che si chiama appunto orizzontale eutettica, cioè una temperatura ben precisa, in questo caso questa che vedete qui, che ha alcune caratteristiche un po' particolari perché a livello di... Prego. Yeah.
questa? Aspetti, anche non questa qui? Allora, questa era chiara, giusto? Questa qua è liquido, sostanzialmente. Queste grigette qua in realtà sono l'analogo di quella precedente, cioè è la compresenza di un liquido e di una fase solida o alfa o beta. Sì, beta, giusto? Bene, qui in questo caso noi abbiamo una immiscibilità fra due elementi, cioè i due elementi in realtà non sono miscibili tra loro per qualsiasi concentrazione, ma c'è un intervallo di concentrazioni. Notate che questo intervallo cambia con la temperatura. Alla temperatura ambiente sarà questo l'intervallo di concentrazione, più su cambia, diventa questo. Attenzione, un intervallo di concentrazione dove c'è un'immiscibilità, cioè ho compresenza allo stato solido di due fasi solide caratterizzate quindi da cristalli, da reticoli cristallini differenti, all'interno del quale continua a valere le due regole che abbiamo visto prima. Là dentro valgono tranquillamente orizzontale ed ergo della leva, assolutamente. Solo però che nel caso fatto prima c'era una validità, un equilibrio fra un liquido e un solido. Vi dico, premessi i discorsi fatti sulla diffusività, quell'equilibrio valgono tranquillamente anche nel caso di due solidi. Questo è ripeto, però la difficoltà che c'è nell'avere completa miscibilità, complete trasformazioni diffusive allo stato solido. In questo caso invece abbiamo un equilibrio che per forza di cose è fra alfa più beta, cioè fra due reticoli cristallini differenti, quindi fra due fasi solide che sono distinte tra loro. In questo intervallo qui sì, assolutamente sì, ma infatti dopo quando faremo il dettaglio di queste trasformazioni lo vedremo, si utilizza tranquillamente qua dentro la regola della leva e la regola dell'orizzontale, tranquillamente, perché questo è un campo a tutti gli effetti bifasico monovariante, delimitato da questa limite di miscibilità e da quest'altro, esattamente analoghi a quelli che abbiamo visto prima, e questo è meno analogo, da questo orizzontale qui. Questa temperatura orizzontale, che appunto volevo stressarvi in questa presentazione, è la cosiddetta temperatura eutettica. È una temperatura un po' particolare, adesso non ricordo il brucio successivo, se me lo fa vedere, sì. Guardate qua, questa era l'andamento della solidificazione, per esempio, di quell'oggetto. Qui abbiamo l'andamento a sinistra o a destra di quell'orizzontale eutettica, e notate però che c'è qualcosa di strano che succede. Questo qualcosa di strano che succede, lo possiamo vedere bene qua dentro. Mi auguro. No, non lo possiamo vedere bene qua dentro. Scusate, ricordavo un'altra animazione qui. Allora, ricordavo un'altra animazione, quindi non va bene quello che c'è scritto là dentro. Per quanto riguarda la trasformazione eutettica, abbiamo a che fare con una trasformazione che ha una caratteristica un po' particolare. Partendo sempre dal presupposto di A e B, alfa e beta. Notate spesso l'elemento chimico con una lettera, l'alfabeto nostro corrente, le fasi erano spessissimo indicate con lettere greche, quindi è normale, insomma. Questo è il liquido, questa è la temperatura. Abbiamo che, per esempio, il raffreddamento, il raffreddamento, in conseguenza di questo, all'andamento già conosciamo, non c'è problema. Se si fa la curva di raffreddamento corrispondente esattamente a questa composizione chimica, osserveremo una cosa un po' particolare, che è un po' in antitesi con quello che abbiamo raccontato prima. Abbiamo detto una cosa forte, cioè le uniche curve di raffreddamento che presentavano un completo arresto della curva di raffreddamento erano quelle corrispondenti ai metalli puri, perché c'era abbastanza calore latente di solidificazione e consentiva appunto di avere questo arresto, e quindi mentre io asportavo calore in realtà c'era questo valore che si cedeva. Ciò non è perfettamente corretto, perché un altro arresto nella curva di raffreddamento lo si ha anche in questo caso qui, dove, attenzione, vedete, io qui ho una curva che qui è appunto bifasica, è monofasica bivariante, monofasica bivariante. Quando arriva a questa concentrazione qui, per questa composizione, a questa temperatura, io ho questo punto rappresentativo, scusate, questo punto rappresentativo che rappresenta contemporaneamente un liquido e due fasi presenti. Cioè mi diventa un punto zero variante
con contemporanea presenza durante la solidificazione di liquido, che sta qui, fase alfa e fase beta, secondo un processo che mi descrive una contemporanea precipitazione di due fasi solide, se sto raffreddando, alfa e beta, dove alfa avrà questa composizione chimica qui, il punto con 1, e beta questa composizione qui, il punto con 3. Mi diceva appunto che in questo caso abbiamo, raffreddando una lega che presenta appunto una trasformazione elettrica, abbiamo con presenza di una fase liquida con due fasi solide, una zero varianza, fate la somma della legge di Higgs, trovate una zero varianza, quindi essendo zero variante ci ritroviamo nelle stesse condizioni di un metallo puro, dove qui vi ricordo che c'è un solo elemento nel metallo puro, quindi si perdeva un componente indipendente invece che una fase in più, e quindi zero varianza, c'è un arresto nella curva di raffreddamento, cioè qui in pratica la curva di raffreddamento temperatura, tempo, si comporta esattamente come se fosse un metallo puro, c'è un arresto legato alla compresenza di più di una fase solida. L'equilibrio che leggiamo è appunto un liquido di composizione eutettica in equilibrio con due fasi alfa e beta, con le concentrazioni degli elementi chimici in alfa e in beta esattamente pari alla massima solubilità dei vari elementi nelle due fasi. Quindi il punto della fase alfa sarà in corrispondenza della concentrazione S1 e il punto rappresentativo della fase beta, alla temperatura ottica, in corrispondenza della composizione S2. Se andiamo a vedere qual è il risultato di una curva di raffreddamento, scusate, solidificazione e raffreddamento durante un processo appunto poi che segua i dettami, le basi fondamentali del diagramma di fase, vediamo il diagramma più semplice, quello relativo alla completa miscibilità liquido, allo stato liquido, allo stato solido dei due elementi alfa e beta, nucleazione, crescita, e a un certo punto al termine della solidificazione abbiamo tutto solido. Ve lo faccio rivedere. Piuttosto semplice. Attenzione che qui l'ipotesi di perfetta miscibilità dei due elementi, lo stato liquido e lo stato solido, va aggiunta nelle condizioni di validità un diagramma di fase, anche l'ipotesi appunto che la diffusività allo stato solido sia completa e che la diffusività congiuntamente al rimescolamento allo stato liquido sia completa. In quest'ottica la composizione chimica che avevo in fase liquida coincide con quella che ho allo stato solido sia globalmente che localmente. Nel caso in cui ciò non sia verificato posso avere disomogeneità chimiche locali anche importanti. Poi vedremo, cercheremo di vedere queste differenze di concentrazione chimica locale come poterla gestire. Nel caso di due elementi che presentino una cura di miscibilità, il risultato varierà a seconda della composizione chimica della nostra lega. Vediamo qua che succede. Qui in questo caso abbiamo che cosa? Una lega che ha una concentrazione dell'elemento superiore alla massima solubilità di quell'elemento nella fase alfa, perché abbiamo una lega AB che presenta una localicità alfa beta, e vediamo che se ci troviamo a destra di questo punto di massima solubilità di B in A, ma a sinistra del punto eutettico, noi avremo un raffreddamento un po' particolare, avremo un risultato della solidificazione un po' particolare. Perché? Perché, facciamoli vedere, in una prima fase il comportamento, come vedete, sarà simile a quello che abbiamo visto prima. Cioè ci sarà la prima fase in cui il nostro metallo si trova, il nostro elemento, il nostro punto rappresentativo, scusate, si trova nell'intervallo fra la curva di Lipus e l'orizzontale elettrica, dove si stava per nucleazione e crescita di una fase alfa esattamente in modo analogo a quello che è successo prima. No? Lo rivediamo. Nuclea, comincia a crescere. Poi però che succede? Raffreddando all'interno dell'intervallo bifasico con una variante, il punto rappresentativo del solido segue questa curva qui, il punto rappresentativo del liquido segue quest'altra curva qui, a un certo punto il liquido arriverà a una composizione eutettica, andrà quindi a formare contemporaneamente
fase alfa e fase beta. Tipicamente l'otettico può presentarsi sotto forma lamellare o sotto forma globulare. In questo caso abbiamo una forma lamellare e ve la faccio rivedere. Salute. Vedete? Nasce la fase lamellare e procede. Lo vediamo forse meglio. Nulla la fase solido. Qui è un piombo stagno, quindi è una fase reale. Questo è l'esempio reale. Il piombo stagno si presenta così, d'accordo? Se andiamo a fare le metallografie, osserviamo esattamente quello che stiamo osservando in figura. Cioè qui vediamo la simulazione, qui è sempre una simulazione però di un diagramma reale, piombo stagno, che presenta questa ampia, amplissima direi, lacuna di miscibilità, con un otettico centrale abbastanza evidente, differenze di temperatura di diffusione abbastanza evidenti, e vediamo che ha una prima fase di solidificazione che segue una procedura di nucleazione e crescita molto simile a quella del diagramma più semplice, nel momento stesso in cui il liquido raggiunge una concentrazione coincidente con quella otettica, si avrà una solidificazione contemporanea delle due fasi coinvolte solide e quindi formazione dell'otettico che potrà essere lamellare o globulare. Abbiamo anche dei casi di otettici globulari. Che vuol dire globulare? Che si forma una matrice di una fase e palline, particelle che vedete rotondeggianti, dell'altra fase all'interno. Quello è l'otettico globulare. L'otettico lamellare invece a questo punto ha lamelle. Attenzione, qui parliamo di globuli e lamelle. È chiaro che poi se facciamo una sezione, se osserviamo, la lamella diventa una linea sostanzialmente, il globulo diventa una circonferenza. Sostanzialmente è questo. A questo punto abbiamo domande, ragazzi? Grazie ragazzi, ovviamente. Influenza la temperatura di raffreddamento? Sì, 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 sì. Tutto questo lei lo può rappresentare solo se sta raffreddando molto, raffreddando e riscaldando, perché sono fenomeni reversibili proprio perché sta raffreddando e riscaldando molto 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 lentamente. Se lei riscalda più rapidamente, cosa fa alla fine? Praticamente impedisce la completa efficacia dei processi diffusivi. Quindi, per esempio, in questo diagramma molto semplice, la curva di solidus non riesce più a essere rappresentativa dell'intero solido che si viene a separare, ma magari rappresenta solo lo stratenello più esterno. Quindi lei avrà disomogeneità chimiche fra cuore del grano e bordo grano. Lei mi potrebbe dire, ma quello che avviene realmente? Sì. Però insomma, questo è chiaramente il limite di questi diagrammi di fase. Sostanzialmente il fatto che la loro possibilità di essere costruiti è reale solo nel caso di trasformazioni sostanzialmente irreversibili termodinamicamente. Cioè che avvengono quindi secondo una sequenza pressoché infinita di stati di equilibrio. Il che vuol dire raffreddamenti o riscaldamenti molto, molto, molto. Molto. Altre domande? Prego. Il caso in cui non riuscì, cioè, io sono riuscito a trovare, no? Nella zona dove c'è solo la composizione acqua oppure acqua completa, questo dipende sempre dalla composizione iniziale. Certo, sì, assolutamente. Cioè, qui stiamo sempre nell'ipotesi che il nostro metallo non stia reagendo con nulla. Per esempio, un metallo liquido, quando lei lo mette a contatto con l'ossigeno atmosferico, l'ossigeno può interagire e portare via delle sostanze. Quello cambierebbe, disproporzionerebbe la lega e non avrebbe più la realtà della rappresentazione con quello che ha realmente il suo poltiglione fuso. Quindi l'ipotesi è sempre che sia un ambiente assolutamente inerte, che poi non è mai verificato. Cioè, quindi noi abbiamo un movimento verticale? Durante il processo di raffreddamento e riscaldamento, movimento solo verticale, o verso il basso o verso l'alto. Ma per leggere quello che c'ha realmente si deve muovere nei campi bifasici monovarianti lungo l'orizzontale. Scusate, sia nei campi bifasici monovarianti che nei campi trifasici zero varianti. Si deve muovere lungo l'orizzontale. Esattamente. Se sta nel campo monofasico bivariante, il punto coincide, la concentrazione chimica globale coincide con la posizione chimica locale. E quindi non si deve muovere da nessuna parte. Diciamo che quello del campo monofasico bivariante è l'unico caso in cui non si deve muovere da nessuna parte, ma sta in un campo in cui il punto è realmente rappresentativo di qualche cosa che lei ha fisicamente fra le mani. Se lei invece prende appunto una zona bifasica o trifasica,
in nessun punto il suo bicchiere fuso ha qualcosa che corrisponda in quella zona che lei rappresenta un cerchio vuoto. Per questo c'è un cerchio vuoto, perché i punti reali sono quelli pieni che legge sull'orizzonte. Ok? Altre domande?